Ciao a tutti ragazzi, siamo nel Principato di Monaco. Mi è venuto in mente, chissà quanto costerà fare una carbonara a Monaco. Allora ora sto andando al centro commerciale, vado al Carrefour, quello più grande, andiamo a vedere un po' quali sono i prezzi. Prima cosa che noto è che qui non c'è l'aria sparata come nei centri commerciali in Italia. Ora si entra. Carrellino. Ma andiamo a vedere subito la pasta. Andiamo su uno spaghetto. Queste sono linguine della De Cecco. Qua c'è anche gli spaghetti. Gli spaghetti De Cecco invece 1,54 euro. Spaghetti. C'è lo spaghetto del lavoiello che viene 2,25 euro. Altrimenti c'è gli spaghetti della Barilla numero 5, numero 7, che vengono 1,74 euro. Questo è un chilo però. Lavoiello è la marca che costa di più per adesso. Se no c'è anche questi spaghetti sempre del Carrefour, però tipo una marca, non so, che costa un po' di più, 500 grammi, 1,49 euro. Siccome non l'ho mai provato, ho deciso di prendere quelli del lavoiello, anche se sono quelli che costano di più, praticamente 2,55 euro. Andiamo a vedere il guanciale ora. Credevo di trovare qualcosa in sottovuoto, pezzi di, non so, pancetta, guanciale, invece c'è sta roba confezionata, sì. Mi deve garbare questa roba qui, a francesi. Non c'hanno il guanciale, non l'ho trovato. L'unico che ho trovato è della pancetta a cubetti affumicata, oppure della pancetta fresca potrei utilizzare, o altrimenti la pancetta confezionata così, sapete, per la rotolata e tagliata. Questa qua, 2,60 euro, parma cotto, che sono 80 grammi. Tra l'altro guardate anche al banco del guanciale e non ce l'hanno. Se voglio comprare il guanciale devo andare al mercato la mattina, allora lì lo trovo un pezzo di guanciale. Qui niente da fare. Ecco qua, ho preso 128 grammi di pecorino, prezzo al chilo 20,90 euro. Mettiamo nel carretto. Vi faccio vedere una cosa ganza, però, che c'è qui nel supermercato a Monaco. L'ho vista prima e mi ha fatto ridere, guardate. Se siete stanchi al supermercato e volete fare una pausa, c'è la sedia. Vi mettete a sedere qui così e fate una pausetta. Andiamo, vai. Siamo alle uova. Uova del Carrefour in pacchetto a 30, 10, 6, uova di quaglia. Quelle all'aria aperta 2,32 euro. Altrimenti ci sono anche queste, l'allevamento credo al chiuso, 1,45 euro. Oh, qua, prendiamo anche questa. Oh, ho voluto prendere le uova allevate all'aria aperta anche per la vita, poveracce, delle galline, perché mi sembra anche abbastanza rispettoso. Un po' mi dispiace dare, mi dispiace far girare l'economia a quegli allevatori che detengono gli allevamenti al chiuso, in batteria soprattutto. Quindi ho scelto di spendere un pochino di più per la vita delle galline. Poi l'alimentazione biologica o meno ci faccio meno caso, ma alla qualità di vita delle galline, povere galline, sì. Io un po' di tutti i tipi, c'è così in grani, senza il macinino,
se no 2,79 euro, questo qua è il riflesso, e altrimenti quello col macinino è questo qua, viene 3,30 grammi. E vai, sono arrivata al sale, perché anche il sale alla fine ci vuole per fare carbonara, e porca miseria, quello nei pacchi, ora ve lo faccio vedere, quello nei pacchi così di cartone 71 centesimi al chilo, altrimenti c'è quello nella bustina plastica 66, quindi prendiamo anche il sale. Allora ora vado a pagare, manca il guanciale che domani mattina lo vado a prendere al mercato. Io ci sono rimasto del sale, ragazzi, cioè da noi credo costi 18, 19, 20 massimo centesimi al chilo, qui porca miseria 70 centesimi al chilo. Eccomi qui al mercato, ora vado a prendere il guanciale. Ecco qua, un pezzo di guanciale sardo, 275 grammi, 0,56. Allora, ricapitoliamo. Questi sono gli ingredienti che abbiamo comprato. Spaghetti voiello 500 grammi, pecorino romano, 6 uova, 1 kg di sale, pepe nero in grani, guanciale sardo, per un totale di 17,86 euro. Non male, quasi 20 euro. Per prepararsi un piatto di carbonara a casa, per comprare gli ingredienti necessari, ovviamente non il costo del piatto. Fatemi sapere nei commenti quello che ne pensate. Ciao ragazzi!